Salve a tutti. Mi vedo costretta a fare alcune precisazioni per i fatti degli ultimi giorni, sperando che sia una piccola parentesi rispetto poi alla normale attività politica e che ci impone di affrontare certamente cose molto molto più serie di quelle che sono appunto successe negli ultimi giorni. Tuttavia non è sfuggito alla città che nella diretta Facebook di qualche giorno fa il sindaco ha usato metà del tempo di quella diretta, che è finalizzata a dare informazioni alla città circa l'emergenza sanitaria, ebbene l'ha usata per offendere in maniera gratuita e indecorosa i componenti del Consiglio Comunale che sono stati votati dai cittadini e che quindi rappresentano i cittadini, offendendo quindi i cittadini stessi. È un comportamento che certamente non è perdonabile da parte di un primo cittadino che dovrebbe rappresentare le istituzioni ed essere modello educativo e soprattutto di esempio per i giovani. Non è la prima volta che accade, spesso quando si trova nel torto o quando non sa cosa rispondere a queste modalità di gestione del confronto politico. Lo ha fatto tante volte offendendo i farmacisti, lo ha fatto tante volte offendendo i cittadini, chiamandoli scemi, lo ha fatto parlando in dialetto in consiglio comunale e usando anche parolacce durante appunto i consigli comunali. Dobbiamo necessariamente prendere atto che questo comportamento è recidivo e quindi come opposizione abbiamo deciso di sporgere querela e di inoltrare al prefetto una relazione dettagliata di tutti questi accadimenti. Ebbene, probabilmente quello che ha fatto scattare il sindaco questa volta è stata la differenza sostanziale tra quello che proponevano loro in consiglio comunale e quello che abbiamo proposto noi, al netto del fatto che durante il Consiglio Comunale non ha proferito parola, ma ha preferito farlo senza contraddittorio nella diretta Facebook. Dobbiamo però ricordare e far presente, perché probabilmente non ha ben compreso qual è la differenza, che se da una parte loro sostengono che con gli aiuti che arriveranno, se arriveranno dallo Stato, si potrà togliere la TARI alle imprese, noi invece sostenevamo cosa ben diversa, che era quella di non far pagare la TARI perché il servizio non era stato svolto, poiché se le imprese non hanno prodotto rifiuto, quindi è chiaro che la ditta che svolge il servizio di igiene urbana non è andata a fare la raccolta per le attività commerciali. Io se vado al supermercato e compro 5 mele, pagherò perché ho comprato 5 mele, se non ne compro nessuna, chiaramente non sono tenuta a pagare nessuna mela. Ed era questa la distinzione sostanziale tra quello che diceva che ha detto il sindaco è quello che invece abbiamo sostenuto noi. Non siamo andati nel merito, diciamo anche nel Consiglio Comunale, a differenza di quello che ha sottolineato, proprio perché c'è un clima di questo tipo, non abbiamo evidenziato, e lo facciamo adesso, che fin dal primo giorno dell'emergenza, applicando gli articoli del codice degli appalti, avrebbe potuto chiedere la riduzione del costo attraverso gli uffici. Non stiamo a sottolineare che quelle economie potevano già derivare da un'azione forte dell'amministrazione, che invece ha subito senza applicare gli strumenti che la legge prevede per poter fare economie e quindi usarle per le aziende o per ulteriori esenzioni a determinate categorie di cittadini. Ebbene, probabilmente su questa cosa, proprio perché non è momento politico e abbiamo sempre ritenuto di avere un atteggiamento responsabile e corretto, non faremo nessuna azione che ci è pur prevista dal regolamento, ci è consentita dal regolamento comunale per verificare, ecco, le cosiddette verifiche politiche, se l'azione è stata meritevole di lode oppure no, e quindi lo sposteremo in un momento successivo perché questo è un momento per risolvere, invece dobbiamo dedicarlo a superare appunto l'emergenza. Ma il dato di fatto è che comunque l'azione politica è stata carente sotto questo profilo perché, ripetiamo, avrebbero potuto con gli strumenti consentiti agire sulle variazioni del contratto e evitare appunto consentendo quindi di fare economie.
Sorvolo sulla questione strumentale delle commissioni e del Consiglio Comunale, perché lo sanno tutti che le commissioni sono consultive e non sono obbligatorie per i consiglieri comunali, mentre nel Consiglio Comunale è l'organo supremo in cui attraverso la votazione si vede chi a parole dice delle cose e chi a fatti invece appunto con le votazioni ne fa altre, perché quelli sono gli atti in cui viene fuori la volontà politica. Ebbene, non mi ricordo che abbiano mai portato in commissione il compostaggio, non mi ricordo che abbiano mai portato in commissione la questione dell'impianto solare o delle pale eoliche, quindi sono state sempre fatte fuori dalle commissioni, ragion per cui viene da sé che era una argomentazione assolutamente strumentale. Chiudo ricordando naturalmente ai cittadini che abbiamo deciso come opposizione di sporgere querela, non fosse altro perché le offese qualificano chi le fa, non certamente chi le riceve, ma non fosse altro per ristabilire un clima di garbo e di correttezza istituzionale, quindi portando la massima assise a quello che è il ruolo che deve svolgere, evitando derive assolutamente non consone. E relazioneremo al prefetto appunto perché prenda provvedimenti su questa questione. Abbiamo necessità quindi, chiusa questa parentesi, di riparlare dei problemi veri della gente, quindi speriamo che il sindaco torni con i piedi per terra, capisca che abbiamo bisogno di unità e di collaborazione per poter risolvere, e lo invitiamo ad ascoltare un po' di più l'opposizione, così come avevamo chiesto in passato, visto che abbiamo chiesto incontri ufficiali per poter fare le nostre proposte e ha ritenuto che non fossero necessarie, quindi ha ritenuto di agire in solitaria. Ebbene, speriamo che questa situazione si chiuda e che il clima ritorni quello sereno, e gli ricordiamo anche che abbiamo dei nomi e cognomi, tra l'altro anche molto belli, e che probabilmente a causa dell'emergenza c'è stata un po' qualche dimenticanza, qualche vuoto di memoria, e probabilmente siamo sicuri che passata questa si tornerà a ricordarsi anche come ci chiamiamo.